Voglio sentire la storia della Dea della Luna. Ogni notte io rischiaro il tuo mondo. Info Estetica Mag, oggi parliamo di cinema d'animazione. Siamo qui con niente di meno che la regina di Lunaria del film Over the Moon, che andrà in onda il prossimo 23 ottobre su Netflix, Erika De Matteis. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, regina di Lunaria, com'è stata questa esperienza? Bellissima, bellissima, e poi è arrivata nel periodo del lockdown, peraltro. Quindi mi è stato proposto nel periodo di lockdown di fare il provino e non avevo mai fatto esperienze di doppiaggio, quindi non sapevo come sarebbe stato. E non sapevo, non credevo nemmeno in realtà di vincere questa parte, quindi alla fine è stato tutto un po' inaspettato e soprattutto è stato tutto molto nuovo. Quindi mi sono divertita tantissimo. Però diciamo che è un ruolo che rientra pienamente in uno dei tuoi numerosissimi talenti. Noi ci conosciamo da tanto tempo, sì. Sappiamo che tu eccelli in tantissime discipline, tra cui quella del canto, sì. Che è cominciata tantissimi anni fa. Tu hai già fatto un sacco di esperienze, sì, in questo ambito. Come è cominciato? Io in realtà nasco nella musica, quindi nasco come cantante, ma dall'età proprio di 5 anni già cantavo, ho fatto diverse cose anche con diversi spettacoli, ho lavorato con la Disney, ho fatto diverse cose e ho studiato tantissimo, soprattutto ho studiato tanto, tanto musica e canto in questo caso. Io suono la chitarra, però è una cosa che non ho mai esternato, di cui non ho mai parlato tanto nei social. Perché io sui social ho acquisito popolarità per altre cose, mm-hmm, e non primariamente per la musica, e quindi diciamo non ho mai fatto vedere tanto di questo. E io ho visto questa cosa, ho interpretato questa cosa come un segno, cioè che forse devo un attimo... È il momento che, sì, venga allo scoperto. Esatto, forse è giunto il momento. Ok, quindi questa cosa potrebbe sicuramente, diciamo che sorprenderà chi già ti segue. Sì, secondo me tantissimo. Non vedi l'ora, immagino, che esca questo film. Io non vedo l'ora perché io da piccolina, quando cantavo, proprio le prime volte che cantavo, i primi lavori che facevo, le prime cose che studiavo, come mio sogno principale c'era, io guardavo magari i cartoni della Disney, io guardavo Disney Channel e dicevo, io voglio fare la voce di... Sono sempre stata di questa ottica, quindi non ho mai pensato di voler diventare una pop star, cioè nel senso, non era... Il mio sogno era questo, capito? Quindi... E tra i personaggi della Disney, o comunque i personaggi che hanno seguito la tua carriera, tra virgolette, sì, qual è quello che, a cui più ti ispiri, quello che più ti ha appassionata? Ce ne sono tantissimi. Quando ero piccina, mi piaceva tantissimo Aurora, della Bella Addormentata nel Bosco. Poi crescendo mi è piaciuta tanto Elsa di Frozen, ma chi è che Elsa? Poi mi piace proprio il cartone perché trovo che abbia delle musiche bellissime, dei colori, dei disegni pazzeschi. E poi mi piace tanto anche Oceania, Vaiana, che è molto libera, è un personaggio molto in cui mi ritrovo anche. Quindi diciamo che per quanto riguarda la Disney, tu hai citato su tre personaggi, ne hai citati due, che vanno un po' controcorrente rispetto a quello che è lo stereotipo della principessa, sì, che si fa salvare dal principe. Assolutamente. Infatti Frozen sappiamo che ha riscosso tantissimo successo proprio perché Elsa è un'eroina... Fuori dalle righe, diversa, sì, sì, non parliamo di femminismo, però insomma no, è una donna che prende in mano la non propria ha una vita, storia, magari è una principessa che non ha una storia d'amore nel film, nonostante ci abbiano fatto due film. Solitamente molti cartoni della Disney sono stati caratterizzati, no, dalle storie d'amore con questi principi meravigliosi. Lei no, lei è proprio la sua storia, quindi il suo passato, il suo presente... Come fa per superare le sue difficoltà, no? Che lo fa da sola, lo supera da sola, solo con l'amore della famiglia e l'amore della sorella. E interpretando invece la regina di Lunaria, tornando a Over the Moon, sì, come hai vissuto questo personaggio rispetto a quelli che ti appassionano? Come descriveresti questo personaggio e ci sono dei tratti in comune? Io l'ho amata, nel senso...
Quando ho fatto il provino non sapevo niente, non sapevo nulla di chi fosse, che cartone fosse, niente. Mi sono detto, guarda, c'è questo, è un cartone, un personaggio. Stop. Quando poi, ovviamente, sono entrata nel vivo e ho potuto ascoltare le sue canzoni e conoscere un po', no? Qual era la sua storia. Innanzitutto, lei è, nel film, ovviamente, è, diciamo, esagerata questa cosa. Allora, il mio personaggio Chang'an è la dea della luna, quindi appunto vive nella luna su Lunaria, che è il suo regno. Ma è un personaggio reale, nel senso in Cina viene realmente festeggiata perché c'è proprio una festività per questa dea della luna. E io ero all'oscuro di questo, cioè non sapevo, pensavo fosse un personaggio creato in maniera fantastica. Invece, no, è un personaggio che è una divinità che in Cina sentono tantissimo. Ovviamente gli hanno dato il loro carattere, la loro personalità ed è bellissima perché lei comunque è molto attaccata, non posso, ma no, in realtà uscirà quando sarà già uscito il film, quindi anche se spoilero non sarà un problema, non è un gran problema, quindi lei è molto forte, si presenterà inizialmente con un carattere un po' restio, un po' cattivo, più che cattivo un pochino con la puzza sotto il naso, una donna che crede tanto, no, in se stessa. Invece poi si scoprirà che ha un cuore immenso e ha avuto una grandissima storia d'amore con la persona che ama ancora, che purtroppo ha perso, e quindi lei vive nel ricordo di questo grande amore, e quindi poi si scopre essere in realtà una persona molto profonda, ma comunque una persona che gestisce il suo dolore da sola. E quindi è molto forte ed è bellissimo, è un personaggio bellissimo, quindi vi E piacerà sicuramente. senza Senza spoiler. spoiler, ti va di rivelarci un momento che ti ha particolarmente emozionato di questo film? Sì, allora è il momento che, allora, il film, il mio personaggio ha una canzone che è di punta, che è sicuramente a livello musicale anche la canzone più orecchiabile, più bella, che quando vedrete il film sarà quella che vi entrerà in testa subito. Però non è la mia preferita, non è stato il mio momento preferito. Il mio momento preferito è stato verso sul finale del film, in cui lei si scopre completamente e quindi si toglie tutte le paure, tutte le costruzioni che si era fatta di se stessa, perché noi la conosciamo all'inizio che è proprio, io l'ho paragonata un po' a Lady Gaga, un po' Beyoncé. All'inizio lei è proprio più che una dea della luna, lei è proprio una star sulla luna, cioè proprio arriva su questo palco subito che canta, piena di persone che la acclamano, no? Personaggi della luna, lunariani lei li chiama, che appunto la acclamano. E poi piano piano ha questo cambiamento fino ad arrivare al momento finale in cui lei si scioglie completamente e espone tutte le sue fragilità. E quello è stato un momento, io ho avuto difficoltà a cantare quel pezzo perché era pesante, soprattutto lei piangeva in quel momento, era molto. La vediamo con 10.000 vestiti diversi, invece in quel momento è lei, solo lei con questo vestito bianco e i capelli sciolti, non ha più nulla addosso, è solo lei. E si lascia andare, quindi racconta che lei in realtà non sta bene perché lei ricorda sempre il suo grande amore. E quello è stato un momento bellissimo. Io mi sono commossa e soprattutto volevano che io entrassi nel suo momento intimo perché è una canzone che inizialmente è sussurrata e pianto, c'è un po' di pianto, quindi è molto, molto bella. Quello è stato il mio momento proprio, che non vedo l'ora infatti di vedere quello perché Anche noi. la canzone principale l'hanno messa nel trailer, quindi più o meno ho capito com'era. Quella non l'ho ancora ascoltata ed è quella che mi interessa di più, perché mi Va piace bene. proprio. E ti ringrazio per questa intervista e Grazie a mi voi. raccomando, ci vediamo su Netflix il 23 ottobre, tutti Esatto, dal collegati 23, dal 23 esatto. ottobre con Erika De Matteis. Straordinaria.